sotto. No, mi e Marina è la nostra cameraman. E adesso le portano via la telecamera, ma lei non sa nulla. E ce la fanno vedere. Marina, vieni qua. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Sunshine when she's gone, only darkness everywhere. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Is she really gone to stay? Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Oh, 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 oh. Pierluigi Cerin al pianoforte. Ah, benvenuto, benvenuto, carissimo, amico mio. Grazie, grazie. Eccoli qua. Facciamo tutto passeggiate davanti alle telecamere. Si arrabbiano i cameraman, va benissimo così. Ma d'altronde ottimo. Siamo in diretta e quindi la diretta è diretta. Sì, bello. È come bello. L'Italo, no? Sì. Siediti un po' più in corso. Sì, così siamo distanti. Vabbè, okay. Che stiamo sempre vicini, vicini. Perché Pierluigi Cerin, adesso per me è persona di grande vicinanza, perché è un carissimo amico. E insieme a lui da molti anni, molti sono 4 anni. 5 anni belli, belli tosti. Stiamo lavorando assieme, facciamo tutti insieme, produzioni, tante cose. Ma Pierluigi Cerin, che molti conoscono perché fa anche di giochi, quindi ogni tanto da qualche parte. Come sei grandino, va di giochi. Sì, però, esatto, infatti ho pensato a fare qualcos'altro, giustamente. Però. Pierluigi, sa tanto da media, sei Pierluigi. Sei diplomato in musica, giusto? Sì, come cantante baritono. Beh, adesso cominciamo a brutte parole, che a quest'ora qua sei un baritono. Sei un baritono, bravissimo. Che il baritono è quello che canta basso. Sì, più basso di te, esatto, che tu sei tenore. Eh no, sei più alto di me. Vocalmente sì. Quindi diamo un esempio di baritono. La 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 la. Questo è il baritono, tu fai la la la, le stesse cose mie. Faccio uguale? La 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 la. È un po' più chiaro. La 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 la. Un po' più alto.
però un pochino così, no? E sono di sti tempi va di moda, sta a preoccuparti. Comunque, scherzi a parte, Gigi Cherin è un grande musicista, veramente io l'ho scoperto, al di là di una persona straordinaria sotto il profilo umano, una bella persona proprio, ma sei anche un gran musicista, un grande arrangiatore, un uomo che sa capire l'artista e quindi interpreta nella musica, negli arrangiamenti, quello che l'artista vuole esprimere, che è una cosa, credetemi, non facile. Ho lavorato con tanti e solitamente ognuno vuole metterci il suo quando fa un arrangiamento, e invece Gigi cerca di interpretare te e di mettere il tuo nell'arrangiamento, visto che lui sa fare cose che io con tutta la buona volontà non riuscirei a fare con le tastiere. Ogni tanto ci provo, però. Un modo bellissimo di presentare l'idea, di dire io vorrei raggiungere questo, e poi insieme, noi da 5 anni più o meno che stiamo collaborando alla grande e ci siamo intensificati sempre di più in questo lavoro di team, perché ci siamo trovati proprio in sintonia fantastica. Ci capiamo. Per poi la gente, non, queste cose qua tante volte, no, uno le sente dire, ma è difficile spiegare. È proprio, secondo me, una cosa chimica, non lo so, perché io se dovessi mai far sentire, non lo farò mai, i provini che porto da te, con gli arrangiamenti fatti a voce, e lui riesce a tradurli in musica, bisogna essere bravi. E lui sì, è una sorta di trasporto energetico, no? Noi ci proiettiamo nel migliorare quella che poi è l'idea iniziale. Esatto, fortuna... Perché alla fine è l'idea iniziale che conta. Ma comunque per fortuna è cambiato il governo, perché se lo vede prima, lo sai com'è che ci tassavano questa storia? Il trasporto, bene, biglietto, pace! Scherziamo, perché qua ormai sì, ragazzi siamo veramente. Sì. Allora io però voglio far vedere una chicca del signor. Una chicca del signor del maestro Pierluigi Cherin, maestro di canto. Vuoi far sentire Farfallone amoroso? Farfallone amoroso! C'è mio figlio che impazzisce. Nozze di Figaro. Mozart, vai con Mozart. Tiè, Germania, in Italia sono venuti a farle. E cala. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. Non piovrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto doncino d'amor. Borguerrieri, pafarbacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece della fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio un fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto doncino d'amor.
Narcisetto doncino d'amor, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Rieccoci, beh, bellissimo. Devi aggiungere. Poi chi ti ha conosciuto? Adesso a me viene da pensare, no? A Vicenza ti conoscono tante persone, sì, non solo, però sì. A Vicenza ti conoscono in tanti. Ma che ben che vieni in televisione, però sì? Molto bene, sei fotogenico. Non hai fatto caso. Sì. Perché di solito mi ritrovo sempre, Giorgio, dall'altra parte lo so, a riprendere. Ma poi ne parliamo anche di questo aspetto turpe della tua vita. Ma dicevo, a Vicenza ti conoscono tante persone, no? Sì. Però ti conoscono per quello che mette sui pezzi dance house. Sì. E sentirti cantare così. Mozart. È un'arte quella del canto, che puoi utilizzare la voce in un modo piuttosto che un altro. E poi tu insegni, adesso facciamo piccolo spazio pubblicitario. Sì, grazie. Tu tieni dei corsi di formazione per le persone che hanno la sfortuna di trovarsi senza lavoro, per il perso o perché, e li aiuti a impostarsi in modo da presentarsi nel modo migliore alle persone. Questa è una cosa, segnatevelo, perché se avete figli, nipoti, amici o voi stessi siete in questa situazione, con il comune mi pare di Vicenza o con altre istituzioni pubbliche comunque, Gigi insegna a parlare in pubblico, a interfacciarsi con le persone, quindi a rimotivare proprio la persona, a ripartire, a ricredere in se stessi, vedi. A riorganizzare il proprio io, a rivederlo sotto un'altra luce e cercare di motivare la persona quando magari attraverso dei problemi personali si è un po' persa. Beh, una cosa, poi ho sentito delle ragazze che sono venute da te per imparare, che sono contentissime. Perché che si divertono. Per me la chiave di tutto è divertirsi in ogni cosa. Noi, hai presente quando siamo in studio insieme? Beh, no, io ho un problema perché è più il tempo che ridiamo di quello in cui lavoriamo. Esatto, però questo fa parte un po' della natura nostra. Però effettivamente i risultati vengono quando c'è entusiasmo, c'è il sorriso, c'è la voglia di fare. La gente che fa la musona, piangersi addosso, come si suol dire, non serve assolutamente a nulla, a nulla. Basta un bel sorriso e ripartire. Però alle volte il bel sorriso ha qualche difetto. E allora cosa fai? Vai alla regia che ti spiega come sistemarlo il sorriso. A dopo. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà, pensa alla velocità, ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.
some little words. That's all now I'm feeling. Well, I can't wait a minute, cause my mind is our limit. Is there somebody who can tell me why you got me down, 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 down? Somebody who won't tell me how to forget your eyes. Rombare! E vai! No, quando cominciamo a suonare dopo diventa difficile fermarsi. Sì. La prima era Somebody, sì. Ho voluto farla assieme a te. Sì. Intanto perché mi piace suonare con te, tu suoni bene il pianoforte, oltre che tante altre cose. Però ho voluto far così per far sentire alla gente come nascevano i pezzi della disco music di una volta e il perché hanno avuto successo per tanti anni. Adesso vorrei far vedere un video che abbiamo fatto assieme, non perché ci sono io e mi fa piacere perché ovviamente un po' di pubblicità fa sempre bene, però facciamo vedere un video che è Love is in the Air, che abbiamo girato a Recuaro Terme, a una fonte abbandonata a Recuaro. Andate a vedere Recuaro, un paesino meraviglioso veramente, anzi salutiamo gli amici di Recuaro, un saluto, che ci seguono sempre perché è un paese veramente bello, molto bello. E purtroppo è stato messo un po' in penombra perché vabbè, i tempi sono quelli che sono. Ricordo che bellissimo quel pomeriggio tu hai fatto come da Cicerone, mi hai illustrato la storia di quella fontana e avevi suggerito anche l'immagine in bianco e nero, esatto. Cosa per cui hai dato, che tu hai messo in seppia l'inizio, esatto, mi ha seppiato l'inizio del video, ed è un bel video nel quale dobbiamo dire gli arrangiamenti sono stati fatti assieme, però con il maestro Cherin. Il pezzo non l'abbiamo scritto noi purtroppo, se no gireremo in Cadillac. È così. E abbiamo fatto gli arrangiamenti assieme, lui l'ha suonato, io l'ho cantato, siamo andati su, lui ha fatto il regista e il cameraman e io ho fatto l'attore meritatamente di questo video. C'era anche mia figlia Carlotta che ha fatto una parte del video, che adesso poi da quel giorno ha cominciato a muoversi anche davanti alle televisioni, davanti alle telecamere, sta facendo delle grandi cose. Quindi quel video lì, anche se non è un video da 100 milioni di visualizzazioni acquistate come succede normalmente degli altri, le nostre sono vere, però è un video che ha fatto nascere tante cose e ha rinforzato il nostro rapporto, e poi si sente veramente la tua grande capacità anche come arrangiatore e come regista video. Quindi Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. There when I look in your eyes.
E qualche anno fa abbiamo inciso un pezzo che ha avuto successo. Wow. No, ha avuto successo, ha avuto molto successo un po' in tutta Europa, ma soprattutto in Sud America, Centro Sud America e Messico, tanto che con mia grande sorpresa hanno voluto rifarlo assieme a me in coppia, quindi abbiamo fatto delle nuove edizioni, uno assieme a Bobby solo, il video lo mandiamo spesso e naturalmente l'abbiamo inciso da te presso il tuo studio, ma lo ha fatto recentemente anche Transex, che era il famoso cantante Pascal Lagerf, vabbè, non mi ricordo il cognome, lui. È un cantante canadese che ha avuto successo strepitoso negli anni 80 con la canzone Living on Video, ma noi riproponiamo nella versione come l'ho scritta, perché poi ho aggiunto tanti autori, ma in realtà, come succede spesso, la canzone si chiama Russian Ladies e con questa vi salutiamo, ci vediamo la prossima settimana, sempre di martedì, sempre alle 18, stavo per dire alle 16, ma alle 6, 16 perché no, alle 18 con Cocktail Music Club, ringraziamo tutti, ringraziamo le nostre bellissime cameraman, ringraziamo il nostro, no bellissimo no, il nostro simpaticissimo regista e ringraziamo tutti per averci seguiti, siete sempre numerosissimi e di questo siamo molto molto felici ed orgogliosi, grazie, quindi grazie, andiamo con Russian Ladies. Russian Ladies, don't you know they drive me crazy, give me the love that I need all night and day. Russian lady, don't you know that drive me crazy, giving me the love that I need all night and day. Many girls, many lovers, no way out, I want them all. Sexy ladies on I hill, shining like the stars above. Russian.